Salve a tutti, friends, dal vostro Super Curry. Eccoci qua, ragazzi. Finalmente proviamo l'ultimo gioco, l'ultimo vero grande gioco che ci mancava. Race Room. Ovvero un titolo, l'ultimo grande gioco. Ci manca anche Air Factor, poi a parte altri giochi che magari mi potete consigliare voi, io probabilmente non conosco, però... ho voluto provare questo Air Factor, ragazzi, a pagamento. Dici, perché non te lo compri, Corrà? Perché ora ho comprato già un bordello di giochi, ragazzi. Non vorrei spendere altri soldi. Fatemi sapere se ne vale la pena di prendere Air Factor 2. Se è veramente un gioco che non solo lo compri, poi devi comprare tutto, un po' come iRacing. No, non va bene. Sto Race Room è gratuito, anche se poi devi comprare tutto, perché ora vedrete, praticamente ti dà ben poco per giocare di base. Però, ragazzi, comunque, cioè, io adesso vorrei vedere un attimo il multiplayer come funziona. Non so se mi fa entrare. Ragazzi, ci sta un po' di gente qua, Fatemi vedere. Oddio, manca tanto, Vedete, pure qua, poca gente, ragazzi. 23 su 25. Purtroppo anche a livello online, pure questo qua è molto limitato. Per quanto mi riguarda, ragazzi, lo proveremo, perché comunque è un gioco gratuito da upgradare con tanti DLC, tante macchine. Però intanto noi la versione base, la guidabilità, la vogliamo provare, giusto per renderci conto poi se è un titolo che vale la pena di ripercorrere e di riprendere in futuro. Quindi, ennesima prova ghiotta. Io finora dei giochi PC, ragazzi, non mi posso lamentare di nulla. Sono tutti straordinari e belli da giocare. Certamente, purtroppo online siamo ancora in categorie basse e purtroppo becchiamo gente che ci fa arrabbiare. Però pure quello penso che lo miglioreremo nei prossimi mesi. Per quanto mi riguarda, quindi andiamo a provare. Come al solito, vi invito a iscrivervi come sempre al mio canale. Lasciate un like, seguitemi sui miei social. C'è la possibilità di aiutarmi, sostenermi a livello di abbonamento e donazioni. Iscrivetevi a donazione canale al link di PayPal e mi aiutate. Se no, potete aiutarmi a raccogliere soldi da donare in beneficenza. E potete scrivere donazione e beneficenza. A fine mese faremo la donazione e vi ringrazierò tutti quanti. Allora, qua... auto, andiamo a vedere un po' innanzitutto le auto. Beh, ragazzi, in possesso solo queste ci abbiamo, ma manco tutte, perché guarda qua. Per esempio, se scelgo questa, vedete, non ce l'ho, la devo comprare e mi rompe le balle. Come ho fatto riuscire direttamente? Vabbè, ragazzi, diciamo che ci abbiamo solo sta macchina qua nelle varie colorazioni. Quindi andiamo a prendere questa che sembra una Maserati, dai. Componente che è? Ah, no. No, come si fa andare indietro ogni volta? Ogni volta devo provare. Vabbè, è inutile guardare le cose particolari. Ragazzi, guardate le piste, cioè, porca miseria. A livello di piste, altro gioco che c'ha di tutto. Come vedete, noi abbiamo solo Portimao, Race Room Review, che non lo so qual è, Sepang e Stone Circuit, che non so cosa sia, ma non mi piace. Però Portimao e Sepang ce lo possiamo provare. Guardate quante piste ci stanno, ragazzi. Poi quando mi dite che Forza Motorsport e Gran Turismo c'ha le piste, cioè, guarda qua, Imola, Monza, Shanghai, Suzuka, Spa, cioè c'è di tutto, Paul Ricard, Red Bull. Cioè, vedete? Questo è un gioco che ha le piste. Noi andiamo a scegliere Sepang, pista dove si correva la Formula 1. Sepang Grand Prix. Allora, facciamo 4 minuti di qualifica. La gara facciamo 3 giri poi, gara 2 off. Sessione singola, ragazzi, allora, consumo pneumatici direi di no, consumo carburante no, pratica off, numero avversari va bene, mezzo giorno, no. Insomma, manco che aiuti ci abbiamo noi. Vedete là, stesimil Formula 1, tale quale la Ferrari dell'anno scorso. Molto bello da vedere. Vediamo un po', sia come graficamente, sia come a livello di giocabilità, di sound. Vedete come rifanno sempre le Formula 1 senza avere le licenze ufficiali. Però sono belle. Allora, eccoci qua. Io non faccio manco l'assetto alla vettura, vado subito in pista. Come Thrustmaster TS e PC Racer, che è lo stesso di questo. Andiamo in pista, va. C'ha tante regolazioni il volante. Bella Sepang, ragazzi. Cazzo, non c'è uno specchietto. Non so se ci sta, se si può mettere.
Beh, graficamente, come tutti gli altri giochi che abbiamo provato, non un granché. Qua suona perché evidentemente non sto mettendo le marce giuste, ma chi se ne frega. Fatemi vedere se c'è un'altra inquadratura, raga. Se c'è la possibilità di cambiare l'inquadratura. Piacerebbe poter cambiare inquadratura perché non si vede bene. Fatemi vedere un attimo se si può. Allora. Niente, gameplay. Mettiamo traction control di fabbrica. Campo visivo. Oh, finalmente. E non so capito come sto cazzo campo visivo. Fatto che se mi dici così. Vabbè ragazzi, non mi fa vedere poi in pista in cosa si traduce tutto. Mi sono avvicinato un po'. Beh ragazzi, molto divertente da guidare. Non sento molto bene il force feedback, quindi vediamo un po' un attimo le impostazioni. Perché non lo sento per niente. Qua dice lo puoi anche. Forse il controllo, ma chi è? Boh. Non sento niente, ragazzi. Niente. Ho semplicemente aumentato gli effetti dell'asfalto. Quando giro sterzo poi lo sento, però è molto leggero di base. Abbiamo messo il traction di serie della macchina, se ce l'ha, non penso che questo c'è traction. Ma ragazzi, bello, eh. Bello, bellissima la pista. Non ho regolato nulla sulla grafica, che è un po' la solita grafica problematica, ma non male. Oh, sono andato lungo. Ho messo la difficoltà adattiva, vediamo. Un po' vuoto in mezzo il force feedback. In mezzo, vedete, è come se non ci fosse. Peccato. Sei marcia. Sta buona su un'acqua. Oh. No, sono andato lungo. Andiamo a vedere pure. Beh, ragazzi, non proprio il più realistico dei giochi che abbiamo provato, eh. Non proprio il più realistico, devo dirvi la verità. A livello di guidabilità sia iRacing che Le Mans sono più realistici. Anche il feedback dei cordoli, non è tutto questo feedback pazzesco. Sugli altri giochi tocchi il cordolo, sembra che ha preso un muro in faccia. Qua molto meno. Però devo dire che si attesta un po' sul livello di Automobilista 1 e 2. Un po' più arcade, se arcade si può parlare, perché comunque è tutto un altro livello rispetto a un Gran Turismo, eh. Quelli sono i giochi arcade per me, forza, Formula 1. Questo non è arcade. Però c'è da dire che... Boh, andiamo a fare la gara. No, come si può uscire da sta sessione? Io voglio fare la gara. Reimpostiamo al volo, raga. Però senza la qualifica. Andiamo a fare solo la garetta. Andiamo a vedere un po' in gara com'è, anche se la grafica tiene. Guarda quanto sono belle le Formula 1 di oggi rifatte senza le livree. Guarda quanto sono belle. Queste piacerebbe provare, solo che...
Allora, si deve comprare tutto a sto gioco. Come tanti altri giochi, bisogna comprare un po' tutto. Ed è un problema. Si parte, Franz, dai. Ah, partenza lanciata. Graficamente, ma... ma... non è proprio il top, eh. Poi ce li mandiamo di Gran Turismo e di Forza, no. Questo è molto peggio. Però è un gioco sicuramente più vecchio, implementato molto più sulla giocabilità, che è migliore. Qua sta andando tutto da solo. A noi. Siamo proprio infrenati, il sound, cioè tutto spettacolare, ragazzi. Ah. Ah. Risks. Mi sembra pure che la macchina c'ha troppa stabilità per aver tolto tutto. Questo qua è inghiudato. Andiamo, fratello, su. Ah, si butta dentro. Gli è pari. Sento un po' occluso dall'inquadratura, ragazzi. Preferirei avere lo specchietto innanzitutto. Un'inquadratura un po' più larga. Ah! Vabbè, ma quando stiamo? Vabbè, raga, la difficoltà è troppo bassa. E meno male, l'ho messo in adattiva, cioè quindi si sarebbe dovuto adattare alla nostra velocità. Invece è troppo, troppo bassa. Sicuramente ci sarà un pulsante per avvicinare o allontanare l'inquadratura in base a come ti serve. Ragazzi, è troppo, troppo, troppo. Fatemi levare un po' di roba. Ma dopo leva tutto, però. Controllo di stabilità, off. TC, off. ABS, off. Porca miseria. Andiamo a vedere un po' come va con tutto off. Offiamo tutto. Ah, ragazzi, la frenata è gestibilissima anche in off, anche senza ABS. L'accelerazione no, molto meno. L'accelerazione molto meno. Toleman, bello. Ma sono andato un po' lungo. Beh, mo è più difficile gestire la potenza del motore. Beh, ragazzi, di quelli che ho provato, non è il mio preferito. Mettiamola così. È brutto? Assolutamente no. Scusate, è un gran gioco sicuro, però... non è proprio il gioco dove spendere tutti i miei soldi, perché secondo me c'è di meglio su PC. Se questo lo metti su console, già subito, con Assetto Corsa Competizione, diventa proprio il... ecco, il gioco obbligatorio per tutti. Su PC c'è di meglio. Su PC c'è di meglio, dai. Da Le Mans ai racing, a livello di guidabilità sono migliori. Sei lungo. Bravo a correre. Sto ancora abituando all'ABS. Di base, graficamente, ragazzi,
non mi fa impazzire, ma non è quello il problema sostanziale, perché abbiamo visto anche altri giochi che di grafica non mi fanno impazzire, lo dico ancora. La grafica di Gran Turismo 7 ad oggi non ce l'ha nessun gioco. Nessuno. Il problema è che la grafica nel sim racing si può tranquillamente bypassare. Però anche a livello di giocabilità non mi sciocca più di tanto. È un bel gioco, sicuramente complicato da guidare, realistico. Non è arcade. Però ragazzi, c'è di meglio, eh. C'è di meglio. Già se provi una... Già se provi una LMP2, più o meno una macchina come questa, su... Oh, sulle Man Ultimate, già è tutta un'altra cosa. Già è tutta un'altra storia. Ecco, abbiamo finito. Però, ragazzi, non male, non male. Che vi devo dire? Boh, non lo so. Non lo so. Non mi fa impazzire, però non voglio dire che è un brutto gioco, perché finora, ragazzi, su PC ho apprezzato un po' tutto, quindi non voglio dire assolutamente che è un brutto gioco. Sicuramente un gioco buono, carino, divertente. Certamente se dovessi investire diversi soldi, anche perché vedendo online c'è poco, non lo farei. Questo è un gioco più semplice da guidare degli altri, vi dico la verità. Ci prendi la mano subito, come ce l'ho presa io. Quindi magari lo proveremo in altri ambiti, in altri modi, lo continueremo a provare. Però questa prima prova mi fa capire che è simulativo, è divertente, però graficamente un po' deludente, un po' parecchio rispetto alla media dei giochi simulativi, che non sono bellissimi graficamente, ma un po' meglio di questo lo sono. E anche a livello di giocabilità, ragazzi, sta un po' come... Ma forse neanche Automobilista 2. Probabilmente sta sotto, quello che sta più sotto. Poi faremo anche una classifica di tutti i giochi e vi dirò quello che mi piace di più. Fatemi sapere che ne pensate, ci vediamo nei prossimi video. Ciao, voglio.